Siamo nel Nuovo Mondo tra il 588 e il 570 a.C. Prossimo alla fine della sua vita, il profeta Lehi benedice i suoi figli e spiega il piano di felicità di Dio, basato su eventi reali così come riportati nel Libro di Mormon, un altro testamento di Gesù Cristo. Giuseppe, il Signore mi ha comandato di fabbricare delle tavole per l'istruzione del nostro popolo. Nefi, Giacobbe, venite tutti. Vostro padre vuole parlarvi. Ho avuto una visione dalla quale so che Gerusalemme è stata distrutta. E se fossimo rimasti a Gerusalemme, saremmo morti anche noi. Ma nonostante le nostre afflizioni, abbiamo ottenuto una terra promessa. Una terra che è scelta sopra tutte le altre terre. Pertanto, questa terra è consacrata a coloro i quali il Signore vi porterà. E se obbediranno ai Suoi comandamenti, saranno benedetti sulla faccia di questa terra. Ma ecco, quando verrà il tempo in cui degenereranno nell'incredulità, dopo aver ricevuto grandi benedizioni dalla mano del Signore, ecco, se verrà il giorno in cui essi rigetteranno il Santo di Israele, il vero Messia, loro Redentore e loro Dio, ecco, i giudizi di colui che è giusto saranno su di loro. Non sa quel che dice. Figli, alzatevi dalla polvere e udite le parole di un genitore tremante. Il mio cuore è gravato dal dolore, poiché ho temuto che il Signore vostro Dio, per la durezza dei vostri cuori, uscisse contro di voi nella pienezza della sua ira, per recidervi e distruggervi per sempre. Non ribellatevi contro Nefi, le cui visioni sono state gloriose e che è stato uno strumento nelle mani di Dio per portarci tutti nella terra promessa. Poiché se non fosse stato per lui, avremmo dovuto perire di fame nel deserto. Ciononostante avete cercato di togliergli la vita. Sì, ed egli ha sofferto molto dolore a causa vostra. Ma se non gli darete ascolto, vi toglierò la mia prima benedizione. Ed essa si poserà su di lui. E ora, Giacobbe. Padre. Parla a te. Tu sei stato il primogenito nei giorni delle mie tribolazioni nel deserto. Tu conosci la grandezza di Dio ed Egli consacrerà le tue afflizioni per il tuo profitto. Io so che tu sei redento per via della rettitudine del tuo Redentore e tu hai visto la sua gloria nella tua giovinezza. E lo Spirito è lo stesso. Ieri, oggi e per sempre. La via è pronta fin dalla caduta dell'uomo e la salvezza è gratuita.
Gli uomini sono istruiti sufficientemente per distinguere il bene dal male. Per la legge temporale furono recisi. Per la legge spirituale essi periscono per tutto ciò che è buono e diventano infelici per sempre. Pertanto, la redenzione viene solo tramite il Santo Messia, poiché egli è pieno di grazia e di verità. Ecco, egli offre se stesso quale sacrificio per il peccato, per rispondere alla legge, per coloro che hanno un cuore spezzato e uno spirito contrito. Pertanto, quanto è importante far conoscere queste cose agli abitanti della terra. Giacobbe, non c'è nessuna carne che possa dimorare alla presenza di Dio se non tramite i meriti e la misericordia e la grazia del Santo Messia, che depone la sua vita secondo la carne e la riprende per il potere dello Spirito, perché egli possa far avverare la risurrezione dei morti, essendo il primo a risuscitare. Poiché è necessario che ci sia un'opposizione in tutte le cose. Ma padre, perché? Se così non fosse, non potrebbe realizzarsi la rettitudine, né la malvagità, né la santità, né l'infelicità, né il bene né il male. Il Signore Dio concesse all'uomo di agire da se stesso. Secondo le cose che ho letto, un angelo di Dio cadde dal cielo. Pertanto divenne un diavolo, avendo cercato ciò che era male dinanzi a Dio. E poiché era caduto dal cielo ed era diventato infelice per sempre, egli cercò di rendere infelice tutta l'umanità. Pertanto disse a Eva: mangiate del frutto proibito, e voi no, non morrete, ma sarete invece come Dio, conoscendo il bene e il male. E dopo che Adamo ed Eva ebbero mangiato il frutto proibito, furono scacciati dal giardino di Eden per lavorare la terra, ed essi hanno generato dei figlioli. Di loro, perché doveva essere così? Se Adamo non avesse trasgredito, non sarebbe caduto, ma sarebbe rimasto nel giardino di Eden e non avrebbero avuto alcun figlio. Pertanto sarebbero rimasti in uno stato di innocenza, senza provare gioia, poiché non conoscevano l'infelicità, senza fare il bene, poiché non conoscevano il peccato. Adamo cadde affinché gli uomini fossero, e gli uomini sono per poter avere gioia. E il Messia verrà nella pienezza del tempo per poter redimere i figlioli degli uomini dalla caduta. Pertanto gli uomini sono liberi secondo la carne, sono liberi di scegliere la libertà e la vita eterna tramite il grande mediatore di tutti gli uomini, oppure di scegliere la schiavitù e la morte, secondo la schiavitù e il potere del diavolo. Figli miei, vorrei tanto che guardaste al grande mediatore e foste fedeli alle sue parole e sceglieste la vita eterna secondo la volontà del suo Santo Spirito. Giuseppe, sì, parlo a te, Giuseppe, mio ultimo nato. Figlio mio, tu sei il frutto dei miei lombi e io
Sono un discendente di Giuseppe, che fu portato schiavo in Egitto. E che interpretò i sogni di Faraone? Sì! E tu porti il suo nome. Giuseppe in vero disse: così mi dice il Signore, farò nascere dal frutto dei tuoi lombi un veggente scelto, ed egli sarà grande proprio come Mosè. Sì, a lui darò il potere di portare alla luce la mia parola per la posterità dei tuoi lombi. E così profetizzò Giuseppe dicendo: il suo nome sarà come il mio e sarà come il nome di suo padre. E mediante il potere del Signore egli porterà il mio popolo alla salvezza. Laman, Lemuele, desidero parlare ai vostri figli. Figli miei e figlie mie, io non posso scendere nella tomba senza lasciare una benedizione su di voi, perché so che se sarete istruiti nel modo in cui dovete condurvi, voi non ve ne allontanerete. Pertanto, a motivo della mia benedizione, il Signore Dio non permetterà che voi periate. Pertanto, egli sarà misericordioso con voi e con la vostra posterità per sempre. Voi non sarete totalmente distrutti, ma alla fine la vostra discendenza sarà benedetta. Figlioli, (susurra)